mezzo, come dici? Cosa dici? Come vuoi, come vuoi. A parte è bellissimo avervi insieme. È vero, è una anche cosa rara. È una cosa rarissima, quindi grazie Nati. Ma figurati, per te queste belle. Come grazie Nati? No, grazie. Ma perché Luca, siamo amiche. Okay. Tu che c'entri? No, però scusami, no, Luca. Scherzo. Cioè, beh, grazie Nati. Perché effettivamente qua. Natasha, cioè, insieme non apparite mai. No, mai. Poco. No, tu non ti concedi, poco. Luca. Con voi social addictive appariamo sempre. Siete sempre lì, ecco. Vabbè, ma sui social, ma vuoi mettere la TV? Vuoi mettere la TV? Verità. Vi spiego come funziona. Sì. Dai. Io farò una domanda e il primo che pigia non risponde. Ah no, ma avevo rifatto dicendo tac e rispondi. No, invece contrario. Vai, sono pronta. Scherzo. Ok, vabbè, ha subito bloccato la sua mano. Allora, la prima domanda è questa. Chi dei due è più imbranato alla guida? Luca. Vabbè, è una domanda, la risposta è... Attento, eh. Io. No, no, dai, di la verità, va. Sei imbranato, Luca. Lei è brava, guida lei, quindi. No, in realtà, dai, di la verità. È molto brava, è molto brava. Sono bravo, ammettere. Però ho preso la patente, pensate, a 31 anni quando è nata la mia bambina. Ma così tardi? Eh sì, perché in Russia, insomma, la macchina era un lusso. L'ha presa, l'ha messa nel portafoglio. No, è vero, lo uso e come? Quindi non l'hai mai usata? Quindi no, 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 lo uso e come, solo che lui... È stato fortunato perché suo zio è un pilota che guidava le macchine, correva con le macchine, quindi lui ha imparato da suo zio la guida sportiva, anche lui è molto bravo a guidare, questo devo dirti, purtroppo ahimè è più bravo di me, mannaggia. Intanto guardate questo filmato perché in macchina mi sembrate in realtà entrambi abbastanza agitati. Cioè, fai vedere? A destra, sì, vai sì, alla va. Sinistra. Guarda che sei. Che c'entro io? Però devo precisare una cosa. Vabbè, è vero classico, che io disturbo quando lui guida, ma anche tu. Tu non ti fidi mai, perché lui mi dice ogni volta, guarda, sono stanco, amore, guida te. Inizio a guidare e lui ogni secondo, stai attenta, hai sonno? Guarda che devi girare, devi fare... Tu sei disturbatore. Quella è solidarietà nella guida. Vabbè, però così è pesante. Pesantissimo, eh? Anche Sasha, nostra figlia, può confermare, non lo sopportiamo. Oh. A proposito di Sasha. Mm. Che succede? La prossima domanda ce la fa lei. Quindi appena Sasha fa la domanda, chi non vuole rispondere deve pigiare. Sasha è a Milano. Oh, Sasha è un video, è un video, okay. Tranquilli, sono agitatissimi. Vuoi un caffè? Ciao Caterina, visto che siete lì, una domanda scottante ai miei genitori la vorrei fare anch'io. Ma dov'è che vi siete dati il primo bacio? Non me l'avete mai detto e adesso vi tocca. Sta curiosa, gli avete messo in bocca la... Allora, amore mio. Allora, il primo bacio... Quanti anni fa? Nel 93, quindi quanti anni fa? 93. Guarda, parecchio. A casa tua, quando tu mi hai invitato a guardare queste cose di farfalle, questa collezione, la famosa collezione delle farfalle che io c'è ho pensato che erano veramente le farfalle, purtroppo. Cosa dici, Lorenzo? Dico, c'è chi ce l'ha davvero questa famosa collezione di farfalle, no? Buono. Come mai collezione? Vostra famosa, ma in Russia non funziona così. In Russia non ci sono, cioè non è questa cosa delle... Come allora, dire, la collezione di farfalle. Erano o i francobolli o le farfalle una volta. Io avevo funzionavano, le farfalle, amore, vere, con le altre? Funzionata, ma cosa? Ma un bacio solo. Subito, ma via subito, ma non dire le cavolate. Si è sciolta come... Mi piacerebbe. No, adesso, di la verità. Io do la scommessa, dillo la verità. Avanti le farfalle? Avanti le farfalle, se sciolta come se avessi portato un mazzo di rose rosse. Mi no? Tu hai detto, guarda le farfalle, che succede? Guarda lei, ma tu... Amore, perché come se l'avessi paragonata alla leggerezza di una farfalla, alla libertà
all'amore per la natura. C'è stato tutto un insieme, capito? E lei mi ha guardato. Vabbè, è scattato un bacio, non di più, e non erano le farfalle, non c'entravano niente. Solo un bacio c'è stato, quindi? Solo bacio, sì, perché c'è anche una... Cioè, purtroppo, eh. Purtroppo, purtroppo per... Vabbè, mi sembra che poi... Ma purtroppo per che? Purtroppo perché... No, le prime serate, cioè non potevo essere così... facile e semplice. Ma noi uomini tendiamo la scorciatoia di prendere... E non hai beccato questa scorciatoia, amore? No. Ah, guarda, litighiamo qua? No, scherzo. No. Non litighiamo mai. Il caffè, scusate, il caffè è pronto. Grazie Rossella, grazie davvero. Oh. E così siamo ancora più agitati. Molto bene. Ah, ma qua c'è il caffè. Che carina, grazie. Ma ah, prego. Io pazzo di te. Zucchero? Grazie. Prego. Amore, prego, vedi che ti servo, vedi? Vedi? Che sarò la tua badante. Perché in futuro. Sono la tua badante in futuro. La badante russa, meglio di così. Scherzo, che io mi rilasso qua, mi sento come a casa. Perdonate, questa è stata una battuta, battutaccia. Però va bene, dai. Amore, lo zucchero? Sì. Vedete? No, 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 che zucchero? Vabbè, Luca, sì, comunque tu sei diventato il mio mito, ecco perché poi dall'anno scorso ho detto Natascia, ti prego, portami Luca qui appena è libero, perché poi Luca lavora, c'ha da fare, cioè non è che proprio sta... Ora lo vedete, bello abbronzato, ma il ragazzo produce. E quindi ho detto, appena è libero, portalo. Infatti sei stata di parola. Ma perché sei diventato il mio mito? Perché sono la vittima, no. Rappresento l'uomo vittima tipo. No, 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 no. Perché lo scorso anno hai mandato per Natascia questa lettera bellissima. Questo è vero, amore. Qual era questa? Qual era? Sì, ma come sì. Qual... Ha fatto parecchi, però. Risentiamola, audiolettera. Le parole a volte sono nulla, come nulla è il vento che seppur forte passa e se ne va. Le parole a volte sono tutto, come tutto è l'aria che poi compone il vento e che rimane anche se il vento se ne va. Mamma mia, 23 anni sono passati da quando ho scritto queste parole. Ero in treno, Roma e Mancona, ancora ricordo quanto vento ha soffiato sulle vele della nostra barca, la barca della nostra vita, amore. Quanto vento ancora soffia, ma noi sappiamo affrontare ogni mare. Ma tu sei l'unico marinaio, capitano, scegli il ruolo con cui io possa navigare. Perché tu sei la stessa aria che compone il vento. È l'unica che io sappia respirare. Grazie. La scrissi tanti anni fa, Nel 96 in treno, mi ricordo benissimo. Da allora ne ho scritte tantissime, scrivo 2-3 all'anno, sempre. Cioè, come si fa a non amarlo? E allora, la prossima domanda è questa. Chi di voi è più innamorato? Chi di voi è più innamorato? Io. Tu? No, non è sì, vero. Sì. Vabbè, amore nel senso vero, di dare. Amore, l'amore vero è dare, parliamone. Quindi no? Tu dai, lei no. Io do, no, lei riceve, quindi si completiamo. Amore vero anche ricevere, ragazze. Saper ricevere l'amore, fa, non è da tutti. Domanda ascoltanti. Prossima domanda, chi è più geloso per Sasha? Dice la verità, guarda. Ho capito, allora io la mano... Sì, ma tu la tieni. Cioè, lei scorretto. Però... Gli tiene, sì, lei gli tiene la mano. Ma guarda, tu sei tremenda, tu sei veramente... Ma io ti vedo. Sfia. Allora, vostra figlia Sasha, sì. Che oggi è grande. Ecco, chi è che è più geloso di lei? Vabbè, quello è scontato. Ma scontatissimo, ma proprio... sono geloso nel senso buono, da padre. Nel senso buonissimo, come l'amo. Adesso che è diventata grande. Sasha non ne può più, Vabbè, per un genitore, tu lo sai, grande non diventa mai. Quindi anche quando... Ma i papà, io per la mia mamma sono ancora la bambina. I papà, sai com'è, si rimbambiscono. Quando vedo le loro femminucce, che magari c'è una presenza di un ragazzino o qualche cosa, si innervosiscono. Ma già da piccola? Lui... Ma quando aveva 6 anni, ancora mi... Ti ricordi quella scena? Da quando ho iniziato a mettere le prime minigonne della mamma. Non è vero, sentite questa, a parte questa. Aveva 6 anni, pensate, io mi piace moltissimo avere bambini in casa, allora lei ha invitato alcuni ragazzetti in casa, entra lui a casa, vede questi maschetti, fa così. Non gli dice buongiorno, fa così.
gira e se ne va. Io dietro dico, ma scusa, ma mi devo... Si chiama prevenzione. Ha detto, mi devono temere subito. Prevenire. Cioè, prevenzione. A 6 anni i bambini erano così. Prevenire. Ok, grazie ai social. Qualcosa avevamo capito sulla gelosia. Tremendo. Ok, lascia, il primo, va bene. Il numero finito, ok. Ok. Così, ecco. Ok, ok. E, va bene, poi chiudi qua. Dai, dai, dai. Dai, chiudi qua. Perfetto. Poi Luca, diciamo la verità, tua figlia è anche bellissima. Allora, abbiamo una figlia bellissima, io ho fatto quel lavoro lì, quindi so che è meglio chiudere un po' anziché aprire. Perché ci sono altri che hanno collezioni qualche... di farfalle. Oddio, non dirlo, ti prego, starà male, non dormirà di notte. Pericolosissimo. E Sasha vuole chiedervi un'altra cosa, quindi... Preparatevi al pulsante, intanto vi passi un caffè così. Certo, come no. Grazie, grazie. Sasha. Passiamo adesso invece ad una domanda che potrebbe mettervi un po' più in difficoltà. Qual è il difetto più grande dell'altro? Non che io non lo sappia, eh. Anzi, mamma, voglio darti un consiglio. Ti ricordi quando mi avevi parlato dei vostri primi appuntamenti e come si comportava papà una volta che arrivava il conto a tavola? Ecco, potresti iniziare da lì. No! Ma cos'è? Sei Cinzio? È vero! Schiaccia. No, no, schiaccia tu che io racconto. Schiaccia, racconto la mia versione. Schiaccia. Va bene, oh. Però io adesso ti allora, taglio no, subito. No, se no, per schiaccia. La domanda è, qual è il difetto più grande dell'altro? Ok. Poi lei ha detto, mamma, ti ricordi quando uscivate le prime volte ecco, insieme? Ecco, intervengo subito se non dici la no, ha schiacciato, rispondo io. Allora, il difetto più grande dell'altro è che lei è diventata troppo social addictive. Social. Ok, quindi io sono arrivato al punto ma di... succede a noi donne di una certa età. Ho capito, esatto, ma io vado, sai com'è. Vado a dormire con il truccatore a fianco, perché se la notte russi, lei dà, guardate mio marito come russa, no? Cioè, vado, eravamo l'altro giorno nel sì, così, e pubblica, ta, e poi pubblica, tagga, sai che significa taggare? Fa simpatia. Tagga, vai, l'altro giorno eravamo sulle dune, camminavamo così, mi sono truccato perché sai, bisogni fisiologici, vedo il cespuglio, vado nel cespuglio, guardate l'unione dell'uomo con la natura, anche no! No, è vero! Cioè, no, siamo arrivati a questo punto, questo è il difetto più grande. Adesso, poco social tempo fa, addictive. Ti ho filmato, effettivamente, guardato la stories, quando ti truccavano qui, vieni da me, era carino, però effettivamente lo truccavano. E poi non è che vado in giro con scritto vieni da me, no. Cioè lei viene e te lo, da me lo stesso, ta, vediamo l'unione. Vengo sempre da te io. Vediamo come russa. Vabbè, a parte Sasha chiedevo un'altra cosa. Adesso è vero. Basta, finita, la risposta è hashtag vieni da me, commentate le domande scottanti tra Natasha e Luca, perché ecco. Poi non li rivedete più insieme in TV. Perché? Esatto. Perché Sasha diceva dalla prima volta quando ci siamo visti in ristorante. Cosa è successo? Niente, abbiamo fatto questa cena romantica, carinissima. Sì, e chi ha pagato? No. Io, sono andato io alla cassa e ho pagato. No, tu hai detto dividiamo. Che cosa orribile! Vado via. Vado via, andiamocene via, via. Andiamo via, dai, ti lasciamo proprio. Guarda che veramente, no, serve vero. Un po' di... Allora, o abbiamo un video che lo prova... Alessio Poeta ha gli occhi fuori dalle orbite. Ma non hai sentito il vero... Abbiamo deciso l'inferno da subito. Subito. Che errore dividiamo. Non si discute, non si discute. Vero? Grande ragazza, almeno voi un attimo mi non state un po' supportando. Ma non è vero, non è... io andai la pacca... Cercati un altro uomo che paghi... I conti, tutto. Ma anche quelli del gioielliere. Ma sapete cosa non tra... solo del ristorante. Stranamente, lui dopo ha pagato tutti i conti, ma la prima volta era scioccata. E poi lui mi diceva, guarda che noi dobbiamo fare tutto 50-50. A casa io lavo i piatti, tu cucini. Lui sa fare anche la lavatrice, pensate un po'. E stira le camicie. La lavastoviglie? No.
Come no? No, guarda, casualmente hai detto una cosa, perché la lavastoviglie, lui ha detto io non imparo, che così non lo faccio, perché l'unica cosa che non sa fare, il resto, salvo poi insegnare a mia figlia cucire i bottoni, sa far tutto. La valigia, non so cosa vuol dire farla la valigia, perché fai da solo, tu sei autosufficiente, chapeau, meno male. Quello è il minimo. Però scusate, la prima volta ti ha fatto pagare, mi sembra che sia andata bene, Lorenzo. È stata una giusta tecnica. Ha puntato bene, no? Magari meglio un uomo che non paga la prima volta, ma poi fa la lavatrice, che uno che paga la prima volta, ma poi si butta sul divano appena c'è da sparecchiare. Sono d'accordo. Quindi Luca, un monumento a Luca, scusate. Lavi. No, sono d'accordo, per il resto lui è proprio impeccabile, ma quella volta era scioccante. Luca sa anche pescare. Sì, pensa a te. Pescare, certo. Sono. Ma sapete che si è scaraventato, povero? Che non abbiamo neanche... Cioè, ti ricordi quando... No, diciamo, doveva essere una gag carina, simpatica. Invece, si è impigliato davvero nell'antenna della... Non dovrebbe essere così. E ho iniziato a scivolare su queste pietre e già vedevo me stesso capitolare al di sopra delle rocce. Perché c'erano i social. Ma, perché leggo i social, capito? C'è uno che l'ha ripreso. Ero truccato. Che ridere. Domanda, chi rimorchia di più dei due? Chi rimorchia di più dei due? Rimorchia significa chi? No, insegnami, per favore, che cosa vuol dire rimorchia. Dai, racconta. Rimorchio sì, è la parte dietro di un camion rimorchio. Da lì nasce. Uno traina, l'altro certo, è abbiamo rimorchiato. Capito con Caterina, per fortuna hai spiegato un attimo. Ma è allora, ovvio, la mia risposta... No, non è vero. Lui, vero? Di, no, lui, no, no. Cucca, di, si può dire... Cioè, non è vero, no. Rimorchiare, cuccare, no, la 65, cosa. 70, 75, 80, 85 in su. Sì. Sì. Sono l'amore di tutte le nonne. Quando dicono, amore mio, sì, sotto. No, e anche le ragazzine. Però guarda, sei veramente fantastico come ti comporti, questo è devo prossima dire. Domanda, chi comanda a casa vostra? Chi comanda? Dillo. Ma perché? Ovvio, tipo, sembra che sì. Perché sono più alta, giusto? Specialmente prossima domanda, tacchi. Scambiatevi parole d'amore in russo. Lo devi fare tu. Ya ti bea lo blu. Eh? Bravo! Ya ti bea lo blu. Lo so, è brutto. Noi, allora, la dolcezza. Non è brutto. È tremendo. È strano. Perché, no, allora, puoi lingua... mettere je t'aime. Je t'aime. Ti amo. È vero, il blu. Però peggio ich liebe dich. Ich liebe dich è peggio in tedesco. Quindi, ja ti bello blu, un pochino più dolce. Certo, Natasha. È vero. Bravo. Ultima domanda. In un secondo mi dovete rispondere. Ti ha mai chiamato con il nome di un tuo ex o di una tua ex? È successo? No. Di là della volta mi ha detto Marco, Giuseppe, Francesco. No. Luca, Nati, grazie. Grazie, grazie. Noi ci vediamo tra pochissimo.